da ragazzino, a scuole medie, così, facevo un po' il buffoncello, sai com'è, chi di noi non ha fatto l'imitazione dei professori, dei compagni un po' più strani, eccetera, eccetera, ed ero quello, diciamo, che riusciva meglio a fare i suoi dialetti, le cose, no? L'imitazione dei professori, chiaro, per far ridere gli amici. Però non è che stavo proprio lì a pensare, è chiaro che tutti noi da ragazzini, cioè che vuoi fare? Io volevo fare calciatore, tu quasi tutti quelli che giocano a pallone vogliono fare calciatori e sperano di diventare campioni del mondo. Io mi sono accorto presto che giocavo bene, ma purtroppo non potevo ambire a una carriera. E poi volevo fare, poi il calciatore no, lo faccio il telecronista sportivo, qui abbassavo il volume della televisione, per tutto il giorno con i miei che mi maledicevano, attenzione sulla sinistra, e quindi così uno sente dentro di sé un'attitudine, capito? Se io sono portato, se, voglio dire, quando c'è una serata, uno è più portato a raccontare dei fatti, barzellette, o fare l'imitazione di qualcuno, prendere in giro qualcun altro, eccetera, eccetera. Se uno è più portato a fare questo, vuol dire che c'è comunque un talento esibizionista in qualche modo. Poi però non è detto, perché ci può essere anche una persona timida che non ha la sfacciataggine di alzarsi e di prendere la scena, ma altrettanto brava. Però guarda, il problema è questo: ognuno deve sapere dentro di sé se c'è portato o no. Quando poi ti capita di fare una cosa, anche se vai lì e devi dire una battuta, quella battuta la devi dire al meglio, certo, delle tue possibilità in quel momento, almeno io ho fatto così. Non è che uno comincia, se ha la fortuna di cominciare a lavorare, che fare, arrivi e stanno aspettando te, perché nessuno ti sta aspettando. Vero? Certo. Facciamo a meno di tutti, me compreso, di tutti, tutti, tutti. Però serviamo tutti poi alla fine per fare delle cose. Quindi, quando però ti trovi a fare le prime cose, piccoli ruoli, anche qualsiasi cosa che conviene fare tutto e non come fanno molti, diciamo, io questa parte piccola non la faccio. All'inizio bisogna fare tutto, tutto quello che capita. Perché ogni cosa è un'esperienza, quella cosa ti arricchirà per la prossima volta, è come fare una lezione di sci, no? Col maestro, poi tu vai a sciare da solo e vedi che va. È la stessa cosa, bisogna dare il massimo di se stessi in quel momento, no? Perché di più non si può fare. Così, piano piano, quella ragazza, visto qua, ragazza, cioè, sveglio quello, perché così funziona poi. Però tutto va fatto, bisogna passare anche attraverso l'insuccesso, perché è quello che ti forma poi. È meglio saper fare un po' di tutto. Poi dipende anche da quello che succede nella vita, nel senso che poi dopo magari uno ha fortuna in un campo, uno in un altro. Però insomma, intanto la base secondo me è il teatro, bisogna fare, intanto cominciare a fare del teatro anche senza avere ambizioni, diciamo, di tappeti rossi, però intanto avere confidenza col palcoscenico e con la battuta, con la parola, per cui un attore professionista deve prendere un copione e leggere e già dare un senso a quello che sta dicendo. Poi dopo c'è l'interpretazione, poi piano piano le prove, eccetera, ci si confronta con gli altri. Io personalmente, per esempio, amo di più lavorare in teatro con qualcuno che mi risponde, che non sono un monologhista, cioè sono quelli invece che sono bravi a fare one man show. Spesso non ti è manco piaciuto quello che stai facendo, però devi far finta che ti piaccia, bellissimo. Vabbè, e vai in televisione. Allora, in televisione, nei primi tempi, ero terribilmente non a mio agio. Quando fai l'ospite, cioè, mi sentivo proprio a disagio. Tante che avevo detto, ma perché devo soffrire così? Ma io non ce vado, io dico, guarda, io non ce vado perché sto male. Poi a un certo punto ho fatto Nero Wolf e lì ho dovuto fare per forza, perché non è che sono andato in tutte le trasmissioni di Rai 1, da 1 mattina a porta, certo, passando attraverso poi l'intervista, e anche lì prendi dimestichezza. Adesso io quando vado mi diverto, che intanto uso l'autoironia, quando magari il presentatore tenta di farti dei complimenti, delle cose, io vado al contrario, io mi vedo, senza esagerare, no? Sembra altro, però funziona tantissimo l'autoironia, perché sei subito simpatico al pubblico. Se tu vai lì e ti celebri e dici quanto sono bravo, quanto sono bello, sei subito antipatico a tutti. Se invece tu dici, ma guarda, io in realtà non so fare proprio niente, e già crei una simpatia, quindi autoironia sempre.